Bianca Golver, oggi a Milano, ospiti dello studio Caberlon Caroppi. Siamo con Chiara, grazie Chiara di averci incontrato, ciao, grazie Ermanno dell'ospitalità. Voi lavorate nell'ambito dell'architettura per gli alberghi già da 10 anni ormai, e con più di 100 ristrutturazioni e riqualificazioni al vostro attivo. Ristrutturare e qualificare, qual è la differenza per il vostro studio? Per quanto riguarda il nostro concetto di progettazione, è molto importante partire dalla riqualificazione del progetto. Quindi per noi riqualificare vuol dire raccontare una storia, vuol dire andare a creare anche una strategia di marketing per la nostra struttura, per il nostro cliente. Quindi la ristrutturazione è una parte della riqualificazione, che ovviamente è poi il nostro core business, perché ci occupiamo ovviamente di interior design e di progettazione di interni. Parlavamo prima dello storytelling, che voi raccontate quasi l'anima dell'hotel con i vostri progetti di architettura. Assolutamente, perché è molto importante che si vada a definire un'identità del progetto, quindi è un'identità che viene da tanti input che arrivano dall'esterno o che ci vengono trasmessi dal cliente stesso. L'esterno ovviamente è il contesto in cui il progetto prende forma, dopodiché da un brainstorming fatto col cliente, dagli input che diamo noi o che il cliente ci dà, da lì nasce il racconto della storia e quindi cominciamo a tagliare come dei sarti il progetto. Com'è secondo la vostra opinione la situazione del patrimonio in Italia? In cosa sono carenti le nostre strutture alberghiere? Guarda, il nostro mercato alberghiero in Italia è vasto, ampio e con offerte per tante tipologie di clientela, ma è anche vero che molte di queste strutture oggi soffrono perché hanno ancora la veste del periodo in cui sono nate. Abbiamo alberghi anni 70 con gli arredi anni 70 che non rispondono più alle nuove richieste del mercato e sono frutto di una speculazione alberghiera turistica di quegli anni lì, 70-80, quando c'era una grande crescita dal punto di vista turistico e la gente costruiva camere in continuazione. Ma oggi questo concetto è cambiato, oggi l'albergo deve rispondere a una nuova clientela. Chi viaggiava negli anni 70 erano i grandi viaggi delle masse, no? E era il vivere l'Italia. Oggi invece chi viaggia è più attento alla ricerca. Chi ha portato questo sono le nuove tendenze. Il problema dei costi è sempre il problema del budget, credo nella vostra attività più che in altre è sempre molto delicato. Come lo affrontate? Come scegliete e spesso come si risolve? Essendo abituati a lavorare nel settore dell'hotelleria, siamo molto attenti al budget. In questo caso noi creiamo delle vere e proprie aziende, perché un albergo è un'azienda che a volte può arrivare a 50-100 dipendenti, quindi non possiamo prescindere dall'investimento che deve fare il cliente. Il budget, secondo me, deve prevedere della flessibilità e poi è molto importante capire quali sono i focus su cui si vuole puntare. Se si sa che siamo all'interno di un edificio in cui è importante dare un'attenzione, un accento all'ingresso, allora magari si investirà in quel caso un po' più di denaro su una grande lampadario, su un elemento di arredo particolare. Lavoriamo spesso anche sul soft restyling, perché quello che dico sempre ai miei clienti, non bisogna buttare via tutto e ricominciare da capo. Cioè, secondo me anche la bravura di un bravo progettista è anche nel sapere mantenere quello che c'è, quello che la storia ha raccontato, e su quello andare a raccontare, come dicevamo prima, una nuova storia. Se possiamo capire qualche segreto a voi comunque dell'architettura, quali sono i trend del futuro? Come saranno gli hotel che ci ospiteranno? I trend sono dati dal mercato, quindi oggi cosa richiede il nuovo turista, la nuova clientela internazionale, il nuovo viaggiatore, in che cosa è la ricerca? Se lo guardiamo quando sono nati i primi alberghi a marchio internazionale, quindi parliamo degli anni 80, cosa succedeva? Succedeva che il viaggiatore, che era prevalentemente l'uomo d'affari o le famiglie agiate, erano questi un po' il target di riferimento, viaggiavano da l'uomo d'affari prendeva un aereo da Mosca per volare su New York, lasciava lo stesso albergo della stessa catena internazionale, dove praticamente era la stessa identica stanza. All'inizio andava bene, quando dava la sensazione di sicurezza, di standardizzazione. Poi col passare degli anni ci si è resi conto che questo invece dava il senso di disorientamento, quasi il contrario. Allora ci siamo accorti, sono cominciati a nascere i primi alberghi, le stesse catene sono state le prime a rendersi conto del
del target che stava cambiando e hanno cominciato a creare dei sottomarchi con delle caratteristiche diverse, mirate, andare a colpire proprio quel tipo di target, andare a colpire l'uomo che viaggia per leisure, l'uomo attento al dettaglio, e quindi hanno cominciato a lavorare proprio con prodotti nuovi. Questo ha permesso oggi al mercato mondiale dell'offerta alberghiera di assistere veramente a tanti tipi di offerte diverse. Gli alberghi a tema, certo, sono facili vederli nelle grandi città, e poi vediamo invece gli alberghi legati al millennials, che sono molto interessanti. Quando dicevi hub, questi alberghi sono proprio degli hub per questi ragazzi. Questi viaggiano e vogliono vivere in connessione continua. Connessione, ma non è solo una connessione isolati. Questi alberghi sono molto urbani, cioè la città li ospita, si vive dentro, i ragazzi entrano, stanno nelle aree comuni, non vanno più all'interno della camera e si isolano e rimangono con i loro social. La storia però che si vuole raccontare, a volte fra banche, fiscalità e burocrazia si infrange il desiderio. La burocrazia, qui in Italia ne abbiamo tanta, e vediamo noi con i nostri clienti che abbiamo tante realtà, tante opportunità che questi potrebbero fare, che questi nostri clienti potrebbero fare, ma che sono inginocchiati di fronte alla rete burocratica delle nostre amministrazioni. Il turismo è una risorsa italiana che non stiamo sfruttando? Assolutamente no. Noi non abbiamo ancora un Ministero del Turismo. È importantissimo credere, è la nostra prima grande azienda. Io sto viaggiando molto nel Veneto e sto assistendo ad un'area che è veramente esplosiva. C'è un fermento turistico di offerta che è bellissimo, ma contemporaneamente abbiamo 1000 location altrettanto stupende, considerando, partendo dalla Puglia, passando dalla Campania. Voi siete uno studio internazionale, perché comunque non operate, non lavorate esclusivamente in Italia. Per vostra esperienza, qual è il paese dove si lavora meglio sotto magari diversi aspetti, e soprattutto perché si lavora meglio in quel paese? Allora, lavoriamo da circa 5-6 anni anche all'estero. Devo dire che nell'ultimo periodo siamo tornati a lavorare molto in Italia, e questo è un segnale molto positivo, perché vuol dire che comunque c'è un mercato in movimento, magari con investimenti esteri ma fatti sul prodotto Italia. Abbiamo lavorato negli ultimi anni molto nella zona dell'Est Europa e zona ex Unione Sovietica, e lavoriamo però molto spesso con aziende italiane che investono in quei paesi, quindi cerchiamo sempre di tenerci in una comfort zone dal punto di vista anche della clientela, del tipo relazionale. Ci raccontate una case history particolarmente complessa che ha richiesto una visione vostra, un modo di operare un po' fuori dagli schemi? Sì, le strutture che più ci piacciono sono sempre quelle che hanno tanto da dire, che hanno storia, che hanno... E lì è la sfida più grande per noi, quando dobbiamo mettere mano a certi gioielli, no? La sfida più grande è stata l'hotel Grand Italia di Chioggia. Siamo in un palazzo Liberty del primo del Novecento sulla laguna. Progetto molto complesso. Perché? Perché c'erano dei piani vincolati dalla sovrintendenza. La hall aveva dei limiti con la pavimentazione e anche strutturali. E in più si voleva ristrutturare l'albergo in 6 mesi. Quindi questo ha richiesto da parte nostra grande attenzione alla progettazione nella prima fase, in modo che quando sono cominciati i lavori, quello che avevamo progettato e pensato e studiato poteva essere costruito e realizzato nei tempi del cantiere. E così è successo, ci siamo trovati a chiudere l'albergo a novembre e ad aprirlo ad aprile per Pasqua. Pensi che ci sia bisogno di formazione in quest'ambito dal punto di vista alberghiero? Assolutamente, la formazione è costante. Essere costante, bisogna aggiornarsi, bisogna seguire corsi, vedere come il mercato cambia, perché poi un albergatore che vive sempre nel suo albergo a volte non ha neanche modo e tempo di studiare gli altri. Allora, parlando di formazione, noi ci vediamo a Hotel Rewind? Assolutamente sì, perfetto. Molto volentieri.